Di nuovo un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, siamo sempre a Londra, sempre in occasione della nuova presentazione Huawei, siamo però in questo caso in compagnia di Huawei P9 Plus. Si tratta di una versione rivista, ingrandita, diciamo così, di Huawei P9, che offre anche alcune novità, alcune differenze per quanto riguarda la scheda tecnica, ma vediamole insieme. Eccoci qui quindi con Huawei P9 Plus, che rispetto al suo fratello minore, chiamiamolo così, offre un display da 5,5 pollici diagonale, sempre a risoluzione Full HD e sempre protetto da un vetro a 2,5D che offre un'ottima sensazione, una sensazione davvero carina al tatto. All'interno troviamo sempre un processore iSilicon Kirin 955, ovvero la stessa versione del processore che abbiamo in Huawei P9. Abbiamo però di default su questo P9 Plus 64 GB di memoria interna e 4 GB di memoria RAM. La memoria interna è ovviamente espandibile tramite micro SD, rinunciando al secondo slot per la scheda SIM. Sempre Android, sempre in versione Marshmallow e sempre l'interfaccia Emotion UI nella sua versione 4.1 per quanto riguarda il software. Nella parte frontale una fotocamera da 8 megapixel, in più rispetto a P9 abbiamo anche il sensore a infrarossi qui sopra, la porta a infrarossi qui sopra, che ci permette di utilizzare questo P9 Plus come un telecomando per la nostra TV ad esempio. Nella parte inferiore, coperto qui in questo caso dall'antitaccheggio, abbiamo sempre la micro USB, la USB Type-C, di cui mi sono dimenticato di parlarvi nel video di P9, accompagnato dal jack da 3,5 mm e dallo speaker per i contenuti multimediali. Ma anche in questo caso il particolare più interessante è ovviamente la fotocamera posteriore, anche in questo caso formata da due fotocamere con due sensori, uno in bianco e nero e l'altro invece monocromatico, che ci permettono di ottenere foto con un'ottima gamma dinamica ma allo stesso tempo un contrasto davvero molto elevato. Anche in questo caso abbiamo messa a fuoco ibrida, completa di messa a fuoco di tipo laser e doppio flash LED a due tonalità. Non manca ovviamente il sensore di impronte digitali, ancora più rapido secondo quanto affermato dai vertici di Huawei, lo testeremo e vedremo se è effettivamente così. Abbiamo in più su questo Huawei P9 Plus il Force Touch, che ci permette di attivare alcune shortcut, alcuni collegamenti rapidi effettuando una pressione prolungata e utilizzando più forza nella pressione rispetto a un normale tocco su alcune icone, aprendo alcune funzioni particolari. Questo Huawei P9 Plus, in questo caso in colorazione bianca molto bella, possiamo dire che assomiglia un po' a una finitura di tipo come se fosse ceramica, ecco, possiamo dire così. È disponibile in altre tre colorazioni, quindi quattro colorazioni in totale, a partire dal mese di maggio, ad un prezzo di 749 euro, tasse incluse. Per il momento qui da Londra è tutto, un saluto a tutti gli amici di Hardware Upgrade da Davide.